nato a Torino intorno alla fine del Settecento più o meno. E per questo che ricordo bene. Sono nato in quel periodo e quindi oggi sono ritornato a voi perché vorrei raccontarvi qualcosa di quello che successe intorno alla chitarra, insomma, in quegli anni, nel primo 800. Thank you.
Fra coloro che amavano Carulli e coloro che amavano